Allora, vediamo subito la prima spilla per il centenario di Livorno, che di fatto sono due, racchiude la storia di due società, la Spes sulla sinistra, la Spes Livorno, e poi sulla destra il bianco celeste della Virtus Juventusque. La fusione di loro due ha determinato la nascita dell'Unione Sportiva Livorno nel 1915. Al centro si vede il primo logo del Livorno, che è proprio nel 1915, infatti è Unione Livorno Sportiva, c'è cioè la L al centro, quindi non è esattamente il dollaro così come lo conosciamo noi. Per 15 anni, i primi 15 anni della storia dell'amaranto, questo è il simbolo del Livorno. Scorrendo ancora in ovale si vede la prima spilla ufficiale del Livorno, datata 1915, ovviamente si tratta di riproduzioni, ma questa è la fedele riproduzione di una delle due originali rimaste al mondo, la famosa spilla Amaranto con la cerchiatura bianca e verde, il castello del Fides, bellissima, e appunto risale al 1920, in assoluto la prima spilla prodotta per l'Unione Sportiva Livorno. Ancora andiamo giù e questo è, ecco, il dollaro come tutti i tifosi del Livorno conoscono. Questo però è il simbolo che appare, Unione Sportiva Livorno, quindi la S al centro, appare con l'avvento del girone unico e la Serie A, quindi campionato 29-30. Andando ancora avanti abbiamo la famosa, quella che a Livorno chiama tutti la maglia Loge, in realtà è un esercizio stilistico molto bello che ha tre simbologie diverse. La L iniziale della città di Livorno, le onde del mare, appunto Livorno città di mare, e il lato corto della L che ha questo taglio trasversale che ricorda la prua di una nave, quindi Livorno città di mare, città di porto. Andando ancora avanti è il simbolo della Pro Livorno che abbiamo avuto alla fine degli anni 80, è uno dei simboli che ha creato l'architetto Falchini, attuale presidente del coordinamento Club Livorno. Andando ancora a scorrere, questo fa parte di un periodo il più buio della storia del Livorno Calcio, perché è Unione Calcio Livorno, dei tempi in cui Livorno era andato in eccellenza con Telecentro, che era tra l'altro sponsor del Livorno, era l'epoca di Caresana. Anche questo è un simbolo creato dall'architetto Falchini. Scorrendo di nuovo, questo è il simbolo del centenario. Questo è il simbolo del centenario del Livorno, che ha gentilmente concesso Discalzi, che è il titolare della registrazione del marchio, e per finire la famosa Triglia Amaranto, che non ha bisogno di presentazioni. Infatti lo stesso Club Magnozzi ne ha ordinata una serie a parte proprio per darla ai propri soci. Bene, allora questa è un'iniziativa, comunque allora parliamo un po' di cose più. Questa è un'iniziativa quindi che ha degli obiettivi. Sì, l'obiettivo è semplice, questa è una cosa che è stata fatta in accordo con il Casminiano del Livorno Andrea Luci, è un'iniziativa completamente dedicata alla ricerca sulla FOP, che ricordiamolo è l'acronimo di fibrodisplasia ossificante progressiva. Specialmente chi ha la fortuna di essere padre di un bimbo sano si deve ricordare che tutti hanno questo diritto, e se con la ricerca e aiutando la ricerca si può far tornare dei bimbi a una vita normale, è una cosa fatta bene. Quindi io inviterei tutti quelli che vogliono bene a Livorno, ma che vogliono bene anche ai figlioli, di comprare questa cosa che comunque nella versione più lussuosa costa 60 euro, nella versione più light costa 30. Inviterei tutti quelli che vogliono bene a Livorno e ai bimbi di comprare questa collezione, perché in questo caso si tengono in casa un qualcosa di bello da tifosi, ma allo stesso tempo poi si ricorderanno negli anni che hanno fatto anche un qualcosa per noi tutti e per il Quindi nostro futuro, che sono i unire bimbi. l'utile alla L'utile è beneficenza. dilettevole, E dunque, allora, per adesso la risposta, diciamo, oggi è la prima uscita di questa iniziativa. Per esatto. È eventualmente una chi vede questo delle video. chi vede
vede, per chi vede questo video, mi può contattare tranquillamente a un numero di telefono che, lo dico, è 347 38 54 807, oppure anche contattarmi su Facebook, basta andare sul profilo Flavio Lombardi e contattarmi, e io a nome di Luci, e in questo caso in maniera ignobile anche a nome della FOP, sarò ben felice di accontentare il tifoso e ovviamente riscuotere una cifra che poi andrà in favore della ricerca. Bene, allora un'ultima battuta, diciamo la ciliegina sulla torta, Andrea Luci, qual è la risposta, diciamo, che hai trovato a Livorno per queste tue bellissime iniziative, e cosa ti aspettavi, insomma? No, ho sempre avuto una grande risposta a tutti i livornesi, quindi io ho sempre ringraziati, perché comunque hanno aiutato fin dall'inizio la ricerca su questa malattia, quindi io ringrazio e spero che di poter continuare questo rapporto bello con i tifosi e con la città di Livorno. Bene, grazie allora. Tanto continua il memorial, primo memorial Gianni Picchi, con la partecipazione di ben quattro formazioni decise a fare questa beneficenza e a ricordare Gianni Stampa. Delle sorgenti a favore della situazione. Cioè, a me fanno un cazzo.